Buongiorno, salve, sono Ercole Renzi, sono un analogista. Sono qui in questo breve speech vorrei illustrarvi chi è l'analogista, cosa fa l'analogista e come si diventa analogisti. L'analogista è un operatore del benessere olistico, un professionista delle relazioni di aiuto e naturalmente è un divulgatore delle discipline analogiche benemeliane, delle DAB, discipline analogiche benemeliane, che studia, che aggiorna continuamente, che diffonde e che insegna e che mette in pratica nella sua attività quotidiana. Questo sostanzialmente è il profilo dell'analogista, ma ancora meglio, andiamo più a fondo naturalmente, l'analogista è un esperto di emozioni. Questo è molto importante ed entriamo nel cuore del mio intervento. Cosa significa esperto di emozioni? Per dare una spiegazione dobbiamo chiarire il termine analogico, analogista, analogia, discipline analogiche. Che cosa intendiamo noi con questo termine analogia, sostantivo e con l'aggettivazione analogico? Intendiamo, e questo è un concetto fondante delle nostre discipline, il nostro presente emotivo. Intendiamo che la nostra realtà emotiva del presente, il nostro tono emotivo di adesso, nell'hic et nunc, nel qui e ora, a tutti gli effetti costituisce un riflesso del nostro passato emotivo, delle nostre esperienze emotive avute nella nostra vita infantile e adolescenziale in epoca primaria e remota. Quindi l'analogista è un esperto fondamentalmente di questo ponte, di questo collegamento che unisce il nostro passato emotivo al nostro presente emotivo. Noi siamo il nostro presente emotivo per come abbiamo vissuto il nostro passato emotivo. E questo è sostanzialmente il compito, lo studio, l'attività dell'analogista. Vi faccio una metafora che uso nei miei corsi. La metafora è quella di un occhiale da sole. Nella prima parte della nostra vita infantile, preadolescenziale, adolescenziale, noi abbiamo delle esperienze emotive importanti, alcune gratificanti, altre purtroppo deludenti, inappaganti, e che andiamo via via colorando di un certo tipo di colore queste nostre lenti, che mettiamo davanti agli occhi, che mettiamo sul naso. Ecco, a seguire poi, nell'età adulta, noi andremo a osservare il nostro mondo, la nostra realtà, traguardando attraverso quel tipo di filtro, attraverso quel tipo di intensità che i filtri hanno acquisito, attraverso il colore di quei filtri. Questo sostanzialmente significa che il nostro presente emotivo, come vi dicevo, come spero di aver spiegato chiaramente, costituisce un riflesso del nostro passato emotivo. L'analogista è un esperto di questo rapporto. È chiaro, tutti quanti noi siamo spesso, sovente, stupefatti dalla potenza che hanno le emozioni nella nostra vita, da come indirizzano profondamente la nostra vita, e come ci fanno gioire, ma ci fanno anche soffrire. Vogliamo smettere di fumare, ma un'altra parte di noi ce lo impedisce. Vorremmo dimagrire, andare in palestra, ma un'altra parte di noi ce lo impedisce. Vorremmo andare in vacanza tranquillamente, ma una parte di noi ci fa salire la scaletta dell'aereo in preda al panico, abbiamo paura di volare. Vorremmo mandare a quel paese quel certo partner o quella certa partner, eppure un'altra parte di noi ci tiene legato inesorabilmente a questa figura. Ecco, abbiamo una parte di noi, un'altra parte di noi che non riusciamo a controllare. Se parliamo quindi di questa dimensione, a cui sono stati dati nomi di diverso genere, bambino interiore, io bambino, ombra. In questo contesto noi utilizziamo inconscio, è un termine improprio, mi rendo conto, un termine improprio tuttavia che ci dà, è sinteticamente efficace. C'è questa parte di noi, questo inconscio, che opera e che agisce indipendentemente da noi. Una parte di noi spesse volte va a destra, una parte di noi va a sinistra. L'analogista è la persona, il professionista esperto di questa, passatemi il termine, altra parte di noi. Mentre la parte logica comunica attraverso la comunicazione verbale, il linguaggio verbale, la nostra parte analogica, il nostro inconscio, la nostra dimensione emotiva, il nostro bambino interiore, il nostro io bambino, comunica con un proprio, con un diverso linguaggio. Questo linguaggio è la comunicazione non verbale. La nostra dimensione emotiva comunica attraverso il corpo. L'analogista
è un esperto di questa comunicazione non verbale, è un esperto dei linguaggi dell'inconscio, che insegna, che illustra e che mette in opera nella sua attività quotidiana. Il succo delle nostre discipline, un aspetto fondante delle nostre discipline è esattamente il dialogo con l'inconscio. L'analogista conosce questi linguaggi dell'inconscio e li conosce e li utilizza per dialogare con l'inconscio. Immaginate un fatto davvero, davvero stupefacente. Dialogare con l'inconscio con l'obiettivo, questo è interessante, con l'obiettivo di riequilibrare, di portare in equilibrio la dimensione emotiva dell'individuo. Altre scuole nostre vicine, contigue, che rispettiamo, operano prevalentemente attraverso il linguaggio logico, razionale, attraverso la conversazione. Nel caso nostro il discorso è profondamente diverso, perché noi operiamo e parliamo con l'inconscio. Noi dialoghiamo con l'inconscio. E voi comprendete che questo qui è un fatto davvero, davvero straordinario, davvero efficace, ma la domanda che viene spontanea è: per quale motivo, che necessità c'è di dialogare con l'inconscio? E qua veniamo al concetto di equilibrio emotivo, qua veniamo al concetto, lo script, il copione della nostra vita. Perché quelle esperienze relative al passato, di cui parlavo prima, quelle esperienze spesse volte negative, spesse volte dolorose, in queste esperienze noi abbiamo accumulato un forte carico di tensione e di tensione emotiva, a cui possiamo dare il nome di dolore, in alcuni casi, di sofferenza, in alcuni casi, e in altri casi di rabbia, di rancore, di reattività. Ora, queste esperienze, ancorché passate, ancorché rimosse, dimenticate, sigillate, impacchettate, nascoste nella nostra anima, tuttavia queste esperienze continuano a nostra insaputa ad agire e a fare il loro effetto. Continuano, in termini di metafora, a colorare le nostre lenti attraverso le quali traguardiamo il presente. Il dialogo con l'inconscio è semplicemente, passatemi l'avverbio, è semplicemente la modalità diretta che noi abbiamo per entrare in contatto con questa dimensione emotiva, per aprire queste porticine, questi scrigni, queste casseforti in cui queste esperienze antiche sono ben sigillate e farle venire fuori. Questo è l'obiettivo fondante e fondamentale delle nostre discipline, e l'analogista vive di questo tipo di attività costantemente e quotidianamente, perché deve combattere con un grande, potente nemico, il più grande nemico dell'analogista, cioè il meccanismo di difesa, perché il nostro sistema psichico è organizzato in modo che noi tendiamo ad evitare la sofferenza. Sappiamo perfettamente che se queste esperienze antiche vengono fuori, noi ne rivivere soffriamo. E quindi il sistema fa in modo che non vengano fuori, che non possano essere rivissute. Ecco, l'analogista, conoscendo il linguaggio dell'inconscio, dialogando con l'inconscio, ottiene l'apertura di quella porticina. Parlo in termini metaforici perché mi rendo conto che è più efficace. L'apertura di quella porticina, possiamo anche dire di quel vaso di Pandora, da cui far uscire, far scappare fuori queste vecchie energie compresse, represse e non espresse. Quelle che costituiscono il cuore del nostro disagio nel presente, sia esso tristezza, malinconia, attacco di panico, fobia, dipendenza. Potremmo fare un elenco infinito, non ci interessa adesso. L'origine, il motivo è sempre lo stesso. L'analogista ha questo obiettivo, e si aggiunge un altro concetto fondamentale e importantissimo delle nostre discipline, e cioè: ma questo dialogo con l'inconscio è un dialogo particolare, è un dialogo specifico. L'analogista utilizza uno strumento che si chiama ipnosi dinamica. Ecco, l'ipnosi dinamica sono l'insieme di modalità tecniche specifiche, di competenze che ci consentono di comunicare con l'inconscio come lui vuole che si comunichi. Sono un pochino sempre molto frenato a utilizzare il termine ipnosi, perché so che per le persone non addette al lavoro il termine ipnosi evoca situazioni strane di possessione, di prevaricazione, di sonno.
Assolutamente no, nel nostro caso l'ipnosi dinamica è soltanto una modalità di comunicazione con l'inconscio, con la parte inconsapevole del nostro interlocutore, per cui la persona che rimane vigile, sveglia, presente, libera e tuttavia riesce non tanto a ricordare quelle esperienze, ma soprattutto a riviverle emotivamente, perché il riviverle emotivamente che decomprime a tutti gli effetti il gravame, il peso che abbiamo nella nostra anima e che purtroppo ci sottrae energie nel presente. Questo è importante. Nel momento in cui noi investiamo energie per conservare questa cambusa, questa cantina di emozioni represse, di sentimenti depressi, automaticamente queste stesse forze le sottraiamo al nostro quotidiano. Ed ecco l'apatia, ecco la demotivazione, per esempio, solo per fare un esempio. L'analogista è la persona quindi che conosce questi linguaggi, li applica attraverso l'ipnosi e trova questa formidabile scorciatoia, andando oltre la conversazione tradizionale e dialogando specificamente con l'inconscio, con la dimensione emotiva dell'interlocutore, del cliente, che chiede di essere aiutato. Questo intervento, a tutti gli effetti, si definisce un riequilibrio emotivo, perché a tutti gli effetti sgonfiamo l'eccesso di emotività che, in qualche modo, queste volte in maniera drammatica, interferisce con la nostra felicità e con il nostro benessere psicofisico. Questo è il concetto, sono i concetti fondamentali che riepilogo brevemente, quindi abbiamo parlato di dialogo con l'inconscio, di comunicazione non verbale, di ipnosi dinamica, di ipnosi. Abbiamo parlato di analogia, di ponte analogico, abbiamo parlato del fatto che viviamo il presente traguardandolo attraverso le esperienze che abbiamo vissuto nel nostro passato. Questo percorso per diventare analogisti è un percorso che prevede 4 macro insegnamenti. Il primo, evidentemente, è un primo corso di comunicazione non verbale, analogica non verbale, e cioè insegniamo, illustriamo la comunicazione non verbale in tutte le sue molteplici manifestazioni, in tutti i suoi aspetti, soprattutto anche simbolici, perché non c'è solo una gestualità consueta, ma c'è anche una gestualità simbolica che riveste un grandissimo significato nella nostra scuola. E dedichiamo quindi il primo corso, le prime 9 giornate di corso, esattamente a questo argomento. Il secondo macro corso riguarda l'ipnosi dinamica, appunto, 9 lezioni dedicate a come comunicare con l'inconscio, alle tecniche necessarie per bypassare il meccanismo di difesa, per superare le chiacchiere, le mille parole ed arrivare direttamente a dialogare con l'inconscio, l'interlocutore. Non ci sono più 2 persone che parlano, 2 persone che discutono e che conversano, nel nostro caso, nel nostro studio, ma nel nostro studio c'è un analogista che prevalentemente comunica con l'inconscio del suo interlocutore. Il terzo macro argomento è la filosofia analogica. La filosofia analogica costituisce il cuore del nostro pensiero, del pensiero delle discipline analogiche, in quanto definisce l'origine del problema, la causa del problema e le modalità per risolvere il problema. È un percorso quindi che dall'origine ci porta fino alla soluzione del problema attuale, con tutte le molteplici, potete immaginare, sfaccettature e implicazioni che questo comporta. Il quarto macro argomento del nostro corso di formazione per il conseguimento del titolo di analogista riguarda la fisioanalogia. È l'aspetto più recente nel pensiero benemeliano, questa fisioanalogia, a tutti gli effetti costituisce la frontiera degli studi di biologia, di neurobiologia, di neurofisiologia, e cioè quella frontiera fantastica, affascinante, dove avviene lo scambio per cui la mente diventa il corpo e il corpo diventa la mente. La fisioanalogia studia i rapporti appunto fra mente e corpo, fra corpo e mente, e soprattutto ci aiuta a individuare quel guaritore interno che diventa il nostro più prezioso alleato per la soluzione dei problemi, per la conservazione della salute ed evidentemente per la soluzione del problema quando questa salute non c'è più. Faccio una premessa importantissima: il guaritore è un alleato della medicina tradizionale, non è un sostituto.
Il guaritore si allea alla farmacologia, alla medicina, alla chirurgia per aiutare il cliente, la persona affetta dal disturbo, a migliorarlo e a non ricaderci ulteriormente. Questi quattro corsi, questi quattro macro argomenti possono essere, in funzione dell'impegno dell'allievo, dello studente, possono essere risolti in 2 anni o in 4 anni. Alla fine di questo percorso, con relativo esame, con relativa tesi, viene conseguito il titolo di analogista. Ci sono due obiettivi importanti che mi sento di sottolineare, due obiettivi importanti, che non si escludono ma si integrano. E cioè sicuramente questo percorso conduce al conseguimento del titolo di analogista, ma ancor prima questo percorso contribuisce a una grande crescita personale della persona, dell'individuo, che significa appunto un percorso di felicità, un percorso di benessere psicofisico, un percorso di salute. Le due cose si abbinano e quindi alla crescita professionale, culturale, di preparazione corrisponde sempre e comunque una grande, importante crescita personale. Detto in altri termini, noi abbiamo un approccio profondo, diretto, con la parte emotiva del nostro interlocutore. E questo ci consente, oltre che di essere efficaci, sicuramente di essere molto, molto brevi e molto, molto incisivi. La soluzione del problema avviene in fretta. Avviene in fretta e appunto, vi ripeto, con grande efficacia. Io personalmente e tutti i miei colleghi in giro sul territorio nazionale rimaniamo a vostra disposizione per un tipo di informazione. Chiamateci a vostra disposizione per darvi informazioni ulteriori su un argomento che voi comprendete è di grandissima vastità e di grandissima profondità. Vi ringrazio e vi auguro buona giornata.